Thiago Motta ha già avuto modo di vedere da vicino Locatelli, le prime impressioni e i piani della Juventus sul centrocampista. La rivoluzione Thiago Motta si è abbattuta su Torino, con il tecnico che ha preso possesso della continassa e ha già iniziato a lavorare con i calciatori che ha avuto a disposizione per questo inizio di raduno. Tra questi, oltre a diversi ragazzi, c'è anche uno dei titolarissimi degli ultimi anni, Manuel Locatelli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di calciomercato.it, in questi primi giorni di allenamento l'impatto tra Thiago Motta e l'ex centrocampista di Milan e Sassuolo è stato decisamente positivo. Manuel si è presentato al JTC motivatissimo e con la voglia di riscattare quella che ha ritenuto un'ingiustizia, la mancata convocazione per 2024 Euro da parte della CT Luciano Spalletti. Anche i piani della Juventus riguardo al futuro di Locatelli sono piuttosto chiari. Sempre secondo quanto raccolto dalla redazione di calciomercato.it, la volontà della Juventus in questa fase è di andare avanti con Manuel Locatelli. Più in generale, Cristiano Giuntoli è disposto a privarsi del centrocampista solamente davanti ad un'offerta davvero importante. Una cifra vicina ai 35-40 milioni di euro. A rinforzare i piani della Juventus c'è la volontà del giocatore, che vorrebbe restare e dimostrare in bianconero di essere un calciatore importante. Ecco perché in questo momento lo scenario più probabile è quello della permanenza di Locatelli a Torino, dove può essere un elemento molto utile nel centrocampo architettato da Thiago Motta. Nonostante gli arrivi di Douglas Luiz e Kefren Turam, infatti, saranno moltissime le partite che attendono i bianconeri nella prossima stagione e poter contare su un giocatore dell'esperienza di Manuel è una risorsa importante. Negli ultimi giorni è circolata la notizia di un possibile interesse della Fiorentina per Locatelli, ma per quanto raccolto dalla nostra redazione al momento resta una pista molto tiepida.